per me, per la mia famiglia, per mia moglie. Abbiamo avuto dei problemi seri, che anche stavamo parlando quasi di divorzio. Ci sono delle cose, delle circostanze che vengono nella nostra vita, che a volte diciamo, oh, ma Dio non è con me. Ma non è così. Dio sempre è lì. Ma siamo noi che dobbiamo crederci che Dio è con noi. La vita è come un gioco della carta. La carta tu non le scegli, loro ti cadono. Però siamo noi che dobbiamo giocare in Dio, credendo che Dio è dalla nostra parte. E poi adesso mia moglie e io, è meraviglia. Perché io ho creduto, perché io ho creduto che Dio è della nostra parte. Abbiamo avuto dei problemi economici, tante cose. Poi mi sono messo a scrivere un libro e sto cercando già qualcuno che, che fa la traduzione in italiano. Il libro si chiama Matrimonio in Famiglia Firme, che vuol dire matrimonio in famiglia stabile. Noi dobbiamo sapere che non importa la circostanza che vengano, i problemi che vengono nella nostra vita, dobbiamo sapere che Dio è con noi. E io ho sempre chiamato il pastore, pastore, prega, sì, 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 stiamo pregando. Però una cosa importante dobbiamo sapere è che anche se ci sono dei problemi, non dobbiamo pensare nel problema, dobbiamo pensare nella soluzione. Amen. In Dio. Non dobbiamo dire, oh, Dio, guarda che problema tan grande che ho. No, dobbiamo dire, problemi, guarda che Dio tan grande che ho. Amen. Dobbiamo sapere che Dio è grande, è meraviglioso. Io ho detto a mia moglie, abbiamo 17 anni insieme. Perché dobbiamo rompere tutto? Solo per cose che magari il demonio, diciamo, viene a metterci nella nostra vita. Dobbiamo pensare che dobbiamo essere forti. Il matrimonio non è così facile, non è che io mi sposo e poi tutto bene, tutto a posto, no. Perché ci sono delle cose che la moglie e il marito sono cresciuti in hogari diversi, hanno della caratteristica, delle forme di pensiero diversi, allora dobbiamo metterci d'accordo, è come un pazzo, dobbiamo mettere tutte a posto, però dobbiamo farlo in Dio. Perché se tu stai cercando tu la soluzione, non vedrai mai. Ma dobbiamo pensare che Dio è con noi. E a volte quando lei già non poteva più, stai tranquillo, vieni, prende la mano. E anche pianto, dico la verità. Prende la mano, vieni, andiamo in ginocchio e preghiamo a Dio. Questo libro parla di tante cose che sono molto importanti per la famiglia. Parla di come crescere i bambini, la correzione. Non è che se io dico una cosa a mia figlia, poi lei dice davanti, no, no, non si fa così, no. Quello non va bene. Dobbiamo aspettare e rispettare il diritto del genitore. Anche se il padre o la madre non ha magari la ragione, ma avrete il vostro tempo per dopo parlare. Penso che non dovrete dirle così, perché se no stiamo crescendo dei figli con una, crescendo i figli con un sentimenti diversi o contrario, sia il padre o sia la madre, hai capito? Allora io ringrazio a Dio per la stabilità che ho nella mia famiglia adesso. E per questo libro che mi ha aiutato a scrivere. Sto cercando già la traduzione, perché qua siamo in Italia, devo scriverlo anche in italiano e tradurre in italiano. Ringrazio alla Chiesa, ringrazio il pastore, perché sempre su WhatsApp siamo insieme, e ringrazio a tutti voi, perché qua mi sento come a casa mia. Qua mi sento come a casa, nella mia chiesa di Santo Domingo. Io vi voglio dire a tutti, e io sono vostro. Amen. A fine riunione, qualcuno interessa, andate lì in zona libreria, così troverete anche fratello Roma. Bene, che bella mattinata che sento nel mio spirito. Si sente che questa notte molti hanno pregato. Come si chita? Vero? Si
sente che persone hanno pregato, si sente l'unzione. L'unzione è